tutte ragazze, benvenute in un nuovo video. Continuiamo con il video che vi dicevo sul mio matrimonio. Allora, oggi vi farò semplicemente vedere come realizzare il sacchetto da bomboniera con il fiocco che abbiamo creato nel video precedente. Per chi non l'avesse visto, vi lascio il link qui sotto. Allora, questo praticamente è il sacchetto che io ho scelto per il nostro matrimonio, da dare ovviamente alle persone che ci lasciano un pensiero o comunque alle persone che non saranno proprio presenti nel ristorante o quello che voi magari avete scelto, perché ovviamente almeno qui da noi si usa che per chi magari ti fa un pensiero, per chi ti viene a trovare, o magari perché non è che purtroppo si possono invitare proprio tutti, specialmente per chi fa un matrimonio molto ristretto, però fa piacere che quella persona ovviamente abbia un ricordo, noi creiamo magari un sacchettino da lasciare come ricordo. Questo è il sacchetto che io ho scelto, praticamente è un semplice sacchetto con il tirante color panna, avorio, panna, insomma, questo colore qua. Che cosa andiamo a fare adesso? Andiamo ad aprire il nostro sacchettino. Prendiamo praticamente dell'ovatta da imbottitura, non mi veniva il termine, che sarebbe questa qui, questa ovatta morbidosa morbidosa da imbottitura. Ne prendiamo un pochettino e andiamo ad inserirla nel nostro sacchetto per fare in modo che venga praticamente messo bene anche nelle punte. Andiamo a spingere con le dita e andiamo a mettere un po' di ovatta. A questo punto, ovviamente, come vedete, ho inserito un po' di ovatta al finale cercando di incicciottare un pochettino queste punte. A questo punto andremo a prendere il sacchettino che avremo creato con i confetti. Questo è quello che io ho creato con i confetti. Sono bustine alimentari dove ci ho inserito 5 confetti bianchi e il bigliettino delle nostre nozze, quindi del nostro matrimonio. Andiamo a piegare la bustina, l'andiamo ad inserire all'interno del nostro sacchettino e andremo a ricoprirla con altrettanta ovatta per fare in modo che il nostro sacchettino venga bello cicciottoso, bello gonfio e che non si senta più di tanto il rumore della bustina dei confetti. Quindi andremo a farlo sia di qua che dall'altra parte, cercando di inserire bene l'ovatta in entrambi i lati del sacchettino dei confetti, in modo tale che poi non si senta poi così tanto lo scrocchiare della bustina dei confetti. Scusate se scolpo dall'inquadratura, ma per rimbottirlo bene mi serve un pochino entrambe le mani. Andremo a farlo fin quando il sacchettino ci permette di essere imbottito. Quando saremo soddisfatti del risultato, che sia bello cicciottoso, andremo a tirare i nostri tiranti e andremo a fare due fiocchettini davanti, cioè due nodini, scusate, uno e due, per fare in modo che venga chiuso e sigillato bene. Ecco qui, se fuoriesce un po' di ovatta la rinseriamo. Ecco qui, e questo è il risultato del nostro cicciottoso sacchettino. Adesso togliamo da parte l'ovatta. Che cosa andiamo a fare? Andiamo a riprendere ovviamente il nostro fiocco che abbiamo creato la volta precedente, e sarebbe questo fiocchettino qui, il triplo fiocco. Andiamo a mettere bene giù queste cordine, andiamo a posizionare al centro il nostro fiocco, con il nastro rosso andiamo a fare un giro da questa parte, quindi facciamo un giro così, rigirando soltanto, quindi rifacciamo un giro tornando in avanti e andiamo a chiudere il nostro lavoro sul davanti facendo un nodino. Mi rigiro il sacchetto, scusate ragazze se non riesco ad inquadrarvi perfettamente. Alziamo un po' il fiocchettino in modo che riusciamo a fare un nodo sotto che non si veda, ovviamente, altrimenti viene brutto. Ecco qui, scusate, ci aiutiamo un po' con le dita. Ecco. E andiamo a creare il nodino per chiudere questo fiocchetto. Ovviamente lo posizioniamo bene con le mani, facciamo anche un altro nodino, se uno non basta ovviamente ne facciamo due in modo tale che il tutto non si riapra. Ecco qui,
andiamo a riposizionare bene qui tutto, ecco qua. A questo punto, una volta fatti i due nodini, questo sarà praticamente il risultato che dovrete ottenere cercando di sistemarvi voi poi le codine. Ecco qua, così e così. Questo sarà più o meno il risultato che andrete ad ottenere. Sistemate bene il sacchettino, aprite bene ecco, questa parte superiore. Ecco qui, questo sarebbe il risultato del nostro sacchettino con il fiocchettino. A questo punto che cosa succede? Che manca ovviamente un oggetto o un qualcosa che raffiguri ovviamente il nostro sacchettino, perché così sembrerebbe incompleto. Io ho scelto per il mio matrimonio, per il nostro matrimonio ovviamente, siccome sono amante delle rose, il nostro matrimonio sarà basato su rose panna, rose avorio e rose rosse. In questo caso, per il sacchetto, ho scelto questa applicazione qui, una rosellina praticamente che sembra fatta di organza con uno strass al centro. Che cosa faremo a questo punto? Ovviamente questa io l'ho reperita dai cinesi, quindi semplicemente dai cinesi, però voi potete scegliere qualsiasi altra cosa a voi piace e comunque i cinesi per queste cose sono veramente ricchi di tante cose, se uno non vuole anche spendere tanto. Andiamo a prendere questa rosellina che ha un gambetto fil di ferro e lo andiamo a posizionare praticamente facendo così, facendovi vedere un po' come la vado a posizionare, scusate l'inquadratura, facendola passare attraverso i nostri nodini, i nostri fiocchi, cercando di non bucare ovviamente il sacchetto perché essendo comunque fil di ferro può bucare. Ecco qui, andiamo a posizionarla, quindi il gancetto dietro, il fiore andrà ovviamente sul fiocco alla parte davanti, così lo andiamo a schiacciare un pochettino, lo posizioniamo bene con la mano e poi il fil di ferro restante lo andremo comunque a piegare in modo tale da non farci male, da non far male agli altri e ovviamente da non bucare il sacchetto, come vi dicevo prima. Lo cerchiamo di arricciarlo un pochettino andandolo a sistemare al di sotto del nostro nastro in modo che non si vede. Posizioniamo bene ovviamente il fiocco e tutto, lo rimettiamo bene perché comunque schiacciando con le mani un pochettino si muove il tutto, lo posizioniamo bene, ecco qui, cerchiamo di aggiustarlo bene con le mani, ecco qua, qua ci sono le tre codine di qua, qua ci sono le tre codine di quest'altra parte, le allarghiamo per bene, il fiore deve essere visibile quindi lo mettiamo dritto. Ok, e questo praticamente sarà il risultato del nostro sacchettino. Eccolo qui, come vedete adesso ha preso forma e ovviamente è tutta un'altra cosa, perché vedere il fiocco senza niente ovviamente può lasciare un po' così, però fatto così è veramente graziosissimo e molto molto elegante. Siccome però io sono amante delle luci, delle strass, di queste cose qui, per non bastare, che cosa ho fatto? Qui c'è uno strass questa rosellina, quindi andrò ad applicare, ovviamente in maniera molto sobria, uno strass al centro dei nostri fiocchi, quindi la codina centrale, quello più grande, uno di qua e uno di qua, e andrò poi a posizionarlo anche nelle codine rosse, che lascerò comunque visibili sul davanti. Adesso vi faccio vedere come. Siccome già l'ho pronto, ve lo farò vedere pronto. Questo è quello che abbiamo creato e questo sarà il risultato finale del nostro sacchettino. Come vedete, ho arricciato le codine su se stesse. Aspettate che vi faccio vedere. Ecco qui. Ho arricciato le codine su se stesse. Ovviamente ho accorciato anche i nastrini, ho fatto in modo che vengano insomma all'altezza giusta, ecco qua, e ho messo i strass come vi dicevo sia sulla parte del nastrino più grande, uno di qua uno di là, e sia praticamente sulle codine rosse. E questo è il risultato finale del sacchetto. Come vedete si può realizzare semplicemente a casa con pochissime cose da spendere molto poco, però fa anche la sua figura.
Scusatemi, ma io non sono molto pratica per fare le cose manuali con la telecamera davanti. Bene, ragazze, anche questo video è terminato. Questa sarà, è una mia idea, ovviamente, per fare un sacchetto fai da te che possa essere presentabile. Come sempre, voi potete scegliere qualsiasi soggetto, qualsiasi colore, spazio è proprio largo alla fantasia. Spero che, come sempre, comunque vi sia utile. Se vi è piaciuto, un pollice in su. Per chi non è iscritto al canale lo faccia ora e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Io vi mando un grosso bacio e vi saluto. Ciao!